De Avis, possiamo dire sindaco bis ufficiale. Sì, mancano ancora l'ultimo 20% di spoglio, però diciamo che ce l'abbiamo fatta. Cabras e Solanas hanno voluto premiare un lavoro importante di 5 anni di grande impegno, grande intensità e io credo anche di grandi risultati. Questo ci è stato riconosciuto dalla gente che ha comunque sostenuto questo importante gruppo di persone. Dovrebbe attestarsi sul 56-57%, è il dato che si aspettava. Beh, direi che è un grande risultato. Teniamo conto che la volta precedente abbiamo vinto con una percentuale inferiore, adesso eravamo un po' soli contro tutti, si sono uniti tutti quanti contro di noi, quindi mi pare che il risultato sia stato confermato rispetto a 5 anni fa e addirittura credo che sia più importante in termini di dato. Gli allenatori non parlano mai dei singoli, però qua c'è insomma un consigliere, candidato consigliere Carlo Trincas, che ha superato i 500 voti. Ma mi pare che le persone abbiano in particolare premiato il lavoro degli assessori e dei consiglieri delegati che più hanno conseguito dei risultati, hanno saputo fare una buona politica locale. Devo dire un risultato strepitoso di Carlo Trincas, che in questo momento manca ancora il 20% delle schede, ha superato a quota 500 preferenze, mi pare davvero un grande risultato di cui complimentarsi personalmente con lui. Che impegni prende sui tempistica di formazione della giunta? Beh, compatibilmente diciamo con gli impegni amministrativi più stretti, spero e penso di poterla chiudere relativamente in fretta. C'è un grande obiettivo politico per i prossimi 5 anni? Il piano urbanistico potrebbe essere? Ma sì, dobbiamo sviluppare le politiche urbanistiche, cosa che rappresenta forse la più grande complessità di Cabras, però ciò non deve significare che non si fa tutto il resto, che sono i grandi progetti, i grandi investimenti, tutto il capitolo sociale e tutto diciamo fa parte di questo grande pentolone nel quale deve cuocere l'intero minestrone, non solo una parte delle verdure. Nel giorno in cui lei vince, la Fondazione Montebrama fa una conferenza stampa. Ha qualche sassolino da togliere? No, sassolino no. Ritengo che forse sarebbe stata una comunicazione più efficace farla fra qualche giorno. Ha idea che cambierà qualcosa dentro la Fondazione? Vediamo.